Allora, dunque, oggi vi parlo di un argomento che mi è stato stuzzicato più volte in questi giorni, che è un po' fare i prezzi, scegliere i clienti. Secondo me, selezionare i clienti è un argomento abbastanza interessante. È molto difficile, non tutti possono farlo, o secondo me, forse tutti possono farlo, ma hanno paura di sbagliare. Allora, oggi magari ragioniamo un attimino su come fanno le aziende a scegliere i clienti, no? E quando possono farlo, come, con che strumenti, con quali trucchetti. Partiamo subito a bomba con un esempio banalissimo, ma almeno entriamo subito nel concetto. I ristoranti come scelgono i clienti? Ad esempio col prezzo, ad esempio con la distanza dal centro, ad esempio con gli orari di apertura, ad esempio con se c'è musica o meno, ad esempio col tipo di cucina, ad esempio con i servizi collaterali, quindi wifi, parcheggio, eccetera. Ciao Stefano, quindi cosa significa? Un singolo ristorante, secondo me, ha decine, decine di strumenti, di proprietà, di caratteristiche per poter selezionare i clienti. È ovvio che se un cliente fuori target si ostina ad andare a mangiare lì, ce lo teniamo, no? Anzi, è sempre un cliente in più. Però nel tempo, ciao Marco, nel tempo la clientela di un ristorante si autolivella per quel ristorante. Tutti avremmo sentito dire: no, non vado lì perché quel ristorante è pieno di gente che se la tira. Oppure il ristorante è troppo caro. Oppure si mangia male. Cioè, vabbè, poi mangiare male diciamo che dovrebbe non esistere in nessun ristorante, però in generale il passaparola è uno strumento micidiale. Ciao Siriki, grazie, grazie. Un consulente come li sceglie? Attenzione che poi arriviamo proprio alla tua domanda. Io ho i miei strumenti per scegliere i clienti, quindi adesso tra un poco vi parlerò anche, ciao Mattia dal Brasile, vi parlerò anche di come li scelgo io. Però in generale ogni attività ha delle caratteristiche proprie che nel tempo segmentano la clientela. Vi faccio un esempio. Se un ristorante, io mi ricordo girando per la Sardegna in tenda, ero un ragazzino, era la mia prima vacanza da solo e ho girato tutta la Sardegna in tenda, ho dormito in dei posti anche illegalmente, perché ho dormito in spiaggia, ho dormito su in mezzo ai monti, ho dormito abusivamente dappertutto. Però ero un ragazzino, avevo la moto, ho detto prendo la mia tenda, spendo poco, mi faccio il giro della Sardegna. Chiaramente sono capitato in Costa Smeralda. La Costa Smeralda automaticamente selezionava i clienti con i prezzi. Perché mi ricordo che sono arrivato a Porto Cervo, che era la prima volta che lo vedevo in vita mia, e un ristorante aveva un antipasto, no, un primo, ve lo giuro, dei ravioli, da 63.000 lire. Era ancora in lire. Però 63.000 lire per un ragazzino. Ciao Gianluca. E stiamo parlando proprio di Sardegna e di Porto Cervo, visto che si è collegato Gianluca dalla Sardegna adesso. Io mi ricordo che costava 63.000 lire un piatto di ravioli. Ora, buoni, non buoni, ripieni di astici e non di astici, località sul porto di Porto Cervo, non ha importanza. In ogni caso, automaticamente, già solo col prezzo, io ero fuori target, perché io mi ricordo che in quella vacanza facevo benzina, dormivo in tenda, dormivo in tenda gratis, mangiavo in giro qua e là, e quindi io spendevo 15.000 lire al giorno praticamente la mia vacanza. Quindi andare in un ristorante da 63.000 lire un piatto era, per me era impossibile, quindi venivo automaticamente segato fuori, no? Questo ristorante probabilmente aveva pochissimi coperti e lavorava su pochi coperti di altissima qualità. Quindi aveva una clientela abituata a una certa qualità, ciao Mathieu, e aveva una clientela abituata a spendere tanto, che probabilmente, fate attenzione, c'è sempre un po' questa diatriba, secondo me. Quelli che spendono tanto rompono meno le scatole, quelli che spendono poco comunque poi rompono le scatole. Qua bisognerebbe poi ragionare e ditemi anche la vostra. In ogni caso, nel tempo, anche lo stesso proprietario del locale, lo stesso proprietario di azienda e i dipendenti vengono formati e informati su cosa dire, come trattare i clienti, come salutarli, eccetera. Ieri sono stato all'apertura di un albergo di un mio cliente e poi ho mangiato lì vicino, in un ristorante che è abbastanza caro per essere fuori mano, e vedevo che però trattavano la gente in maniera impeccabile.
Cioè, io ho chiesto se c'era un tavolo un po' più appartato, me l'hanno spostato fisicamente. Cioè, hanno avuto un'accoglienza, un servizio, una qualità che poi giustificava anche il prezzo, perché mi ha messo il tavolo dove volevo. Cioè, capite? Quindi lì a quel punto si seleziona tutta una certa clientela che magari è più pignola, rognosa, che cavolo ne so, però poi è disposta a spendere perché non ha ottenuto tutto quello che voleva. Ora, per tornare un po'. Ciao Mattia, sì, anche se stai zitto ti vedo perché appare la tua faccina tra tutti quelli collegati, quindi ciao Paolo da questa parte, ciao Andrea, ciao Davide, vi saluto tutti. Allora, dicevo invece, la domanda di Guglielmo è molto molto pertinente, cioè come un consulente sceglie i propri clienti. Così vi parlo un po' della mia esperienza, di come li scelgo io, non che io abbia 200 clienti al giorno e possa veramente scremare e mandarli via a calci, perché non è così, ovviamente. Cioè, chi dice queste cose di solito sta raccontando fuffa. In generale, però, ci sono dei piccoli strumenti che vi permettono di capire subito se il cliente sarà potenzialmente davvero un cliente a lungo termine. Perché? Vi faccio un esempio. Se un cliente mi chiede una consulenza piccola, breve, una roba spicciola da 200-300 euro, di sicuro non lo respingo, ok? Per due motivi. Il primo, perché probabilmente lui ha bisogno di quel servizio. Quindi non è giusto che io provi a vendergli per forza di più. Poi su questo ragioniamo insieme. Ha bisogno di quel servizio, glielo vendo, lui mi paga, finisce la consulenza. Cosa succede? La volta dopo, se ha ancora bisogno di me e io l'ho trattato bene e il mio prodotto era valido, probabilmente ritorna. Quindi anche un piccolo servizio va tenuto in considerazione. Ciao Silvio, ciao Alexia, ciao Elena, ciao ciao Jerry, ci sono tutti oggi, benissimo. Ma quando lavori? giustamente, Alexia, quando lavoro, difatti sto facendo i video a pranzo e la notte a mezzanotte, così il resto del tempo lavoro, giustamente. Ora, tornando a come seleziono io i clienti. Allora, innanzitutto io parto sempre da un minimo, nel senso che so già che per un cliente io userò un certo impegno, sia di tempo che di risorse, che di tecnologia, che di know-how, perché ho anche tutta la mia esperienza. Quindi, una volta che io tratto con un cliente, non riesco a dargli un prodotto da 30 euro. È impossibile, perché già la prima telefonata che faccio con un cliente dura almeno un'ora. Ed è solo una telefonata in cui ci siamo conosciuti e abbiamo cercato di capire dove deve andare la sua azienda. Quindi, già solo il costo di quella telefonata e il tempo che ho impiegato per capire che cosa fa lui e per capire che cosa posso dargli io, ci siamo già ripagati quei 30 euro, non so come dire. Poi, il progetto che porto avanti per i miei clienti, anche lì di solito non dura una giornata e basta. Ma c'è della ricerca, c'è dello sviluppo, c'è del marketing, c'è della grafica, ci sono tanti aspetti che vado a sviluppare come consulente marketing. E quindi non posso pensare di risolvere tutto in 2 minuti. E lui non può pensare di spendere 100 euro a risolvere tutto. Nella prima chiacchierata io vado sempre a specificare che il progetto è abbastanza profondo. Ok? Vi faccio un esempio. Sto seguendo da pochi giorni una psicologa che ha bisogno di rimettere mano alla sua comunicazione. Ci siamo già visti 3 volte per 2 ore, cioè 3 volte per 2 ore per andare a fondo in tutti i dettagli: la scelta del colore, la scelta del font, la scelta del logo, la scelta dei testi, la scelta delle strategie di comunicazione che avrà in futuro. Ci siamo visti ad una sua conferenza. Quindi il problema di fondo è che abbiamo già messo in ballo così tante cose che non si possono sviluppare in poco tempo. Io, in uno dei primi incontri, se non il primo, di solito dico già la quota base di partenza. Che sia 100, che sia 1000, che sia 10.000, non ha importanza. Ognuno lavora con i propri clienti nella sua maniera, con le sue risorse, con i suoi servizi e fa quello che deve. Quindi per rispondere a Guglielmo, nella prima chiacchierata io di solito faccio già capire che tipo di servizio darò e quanto costerà e quanto durerà, in modo che se sappiamo che non dura 3 giorni, ma sappiamo che dura 15, uno non può pensare di spendere 100 euro, perché sa già che per 15 giorni lavoreremo insieme e lavoreremo su tanti aspetti, anche solo fare un piccolo rebranding, quindi andare a mettere mano un po' al logo, svecchiarlo, andare a cambiare magari il payoff e cercare uno slogan più moderno, oppure andare a vedere il sito e trasformare il copy del sito, cioè tutti questi argomenti qua richiedono un sacco di tempo.
bisogna andare a vedere cosa fanno i concorrenti, bisogna progettarli, scriverli in base all'obiettivo del cliente, quindi è veramente complicato. Ora, è chiaro che ogni lavoro è a sé e quindi, siccome per ogni cliente sviluppo un progetto da zero e sviluppo un progetto ad hoc, sicuramente c'è anche un costo del fatto che sia fatto su misura. Se voi andate a prendere una cucina pronta all'IKEA, la trovate anche a 600 euro, se voi chiamate un falegname e gli dite fammi una cucina uguale a questa, quindi c'è zero lavoro intellettuale, ma fatta su misura, con quelle misure un po' diverse dallo standard, è ovvio che non può costare 600 euro. Perché solo a prendere le misure, tagliare il legno e fare due prove, fare due disegni, lui li ha già spesi. Quindi il progetto, che prende sempre la forma dell'azienda, prende sempre è intriso, no, di quello che vuole trasformare l'azienda da A a B, chiaramente è un meccanismo abbastanza complesso che ha dei costi. Ora, perché vi parlavo di selezionare clienti? Perché spesso con alcune domande riuscite già a capire se il cliente può essere un cliente vostro o meno. Vi faccio ancora un esempio sul mio mestiere, sulla mia consulenza, poi facciamo un paio di esempi magari diversi. Facciamo un po' l'esempio anche del centro estetico, della psicologa, del ristorante, in modo che abbracciamo un po' tutte le categorie e poi magari voi rientrate in una di queste e vi ritrovate, capite. Io ad esempio non mi interessa tanto quanto fattura uno psicologo, ma se investe già in pubblicità. Perché? Se, che tra l'altro lo psicologo è una categoria molto difficile, non può fare un certo tipo di pubblicità, quindi molto difficile. Però immaginiamo un centro estetico, allora, così ci rendiamo conto. Un centro estetico, quanto investe di pubblicità al mese? Se un centro estetico investe 1000 euro di pubblicità al mese, possiamo ragionare. Se invece lui mette 200-300 euro ogni tanto e arriva a fine anno che ha speso in totale 1000 euro di pubblicità, non può essere un mio cliente, perché per fare alcuni salti, per raggiungere un certo tipo di clientela o per raggiungere una certa quantità di clientela, quel budget non basta. Non che io sono più caro, ma è per strutturare un progetto che gli porti a raggiungere quegli obiettivi, quei soldi non bastano. Se invece un cliente è già abituato a spendere, vi faccio un esempio di un negozio di serramenti che ho visitato l'altro giorno, solo di carta stampata spende 15-20 mila euro l'anno, quindi solo giornali, rubriche, riviste, cose di questo genere. È ovvio che non avrà problemi a, invece di spenderne 20 sulla carta stampata, a spenderne 15 quest'anno e 5 sul digitale, perché intanto sta solo ridistribuendo il budget, quindi non spende di più. In più, tutte le funzioni digitali riusciamo anche a monitorarle e quindi avrà anche una misura. Ciao Jungle, ciao Franco. Quindi avrà anche una misura di tutto quello che sta investendo e di come stanno funzionando le cose. L'anno prossimo saprà decidere perfettamente se investire ancora di più nel digitale, di meno, di più, quando, se abolire. Fate l'esempio di pagine gialle. C'erano, mi ricordo un'azienda, un panificio abbastanza grosso, che investiva 4.500 euro in pagine gialle. Siamo andati a vedere le statistiche, erano ridicole, ormai le pagine gialle cartacee non le guarda più nessuno e quindi è stato un po' ridistribuito, come dicevamo prima, il budget da pagine gialle al digital. È chiaro che ha avuto molto più successo di prima perché le pagine gialle non le vede più nessuno, ma era un'azienda che era già disposta a spendere 4.500 euro l'anno solo di pagine gialle. Quindi per un'azienda di questo genere parlare di quelle cifre non è un problema. Se invece un'azienda spende zero, o un ristorante con cui collaboro che spende zero di advertising, zero, cioè non fa assolutamente pubblicità per scelta, fortunatamente lavora tantissimo. È una cosa discutibile, è una cosa che potete anche non condividere. Ciao Fido, sono Loris. Ah, non sei Junior, sei Loris collegato con l'account di Junior. Ciao Loris. Quindi dicevo, è discutibile che questo ristorante faccia zero pubblicità. In questo caso è molto difficile che io possa proporre a un ristorante 10.000 euro di pubblicità all'anno, perché per 15 anni ha investito zero. Ora, è sempre possibile convincerlo, è sempre possibile che cambino idea, ed è sempre possibile che le cose vadano malino e debba fare pubblicità, per carità. Ma in generale non è la sua politica, non ha del budget disposto per quello, ha un certo tipo di clientela, ha un certo tipo di lavoro e quindi va avanti in maniera diversa. Quindi, ritornando, così chiudiamo. Ciao Cristian! Ciao Nathalie, ritornando un po' al concetto di base, come scegliere i propri clienti, come selezionare la clientela. Se noi chiediamo, per esempio, quanto spendono per l'advertising, nel caso del consulente,
già capiamo se possono essere dei clienti o meno, o se abbiamo del margine, perché poi possiamo anche convincerli a spendere un pochino in più, dandogli degli strumenti misurabili. Però in generale già capiamo. E poi possiamo capire, per esempio, se sono nostri clienti, se possono essere nostri clienti, se hanno già attivato cose di questo genere in passato, magari sono andate male e quindi possiamo offrire qualcosa di meglio, magari sono andate benissimo e quindi non vedono l'ora di rifarlo, capite? Cioè anche in base al background di ogni azienda potete capire se ha già provato alcune cose, se ha già le mani in pasta, no? Quindi io, Guglielmo, spero di averti risposto in parte, poi è molto difficile. Vi faccio l'esempio dell'estetista che prima avevo accennato. L'estetista, per esempio, potrebbe essere molto più cara delle altre. Un estetista decide, invece di chiedere 60 euro per un trattamento, di chiederne 90. Mi è capitato di lavorare tanti anni fa con un'estetica abbastanza grossa, con 10 dipendenti, quindi è già una roba abbastanza strutturata, e la pulizia del naso invece che 60 costava appunto 90. Perché costava 90? Perché hanno una grandissima esperienza, perché hanno tanto personale, perché sono puntuali appena arrivi, bam, tocca a te, perché hanno delle cabine molto spaziose, perché hanno dei prodotti di qualità, perché il centro è molto luminoso, perché c'è parcheggio di fronte. Quindi capite che alla fine poteva permettersi di chiedere 90 perché aveva tutti degli attu e delle carte vincenti da giocare, e sicuramente la gente che andava lì essendo soddisfatta tornava a costo di spendere un po' di più, però aveva un servizio impeccabile. Quindi l'impeccabilità del servizio, secondo me, è già uno strumento per poter scegliere i clienti, perché a questo punto alza un po' il prezzo ma do un servizio buono. Il cliente che spende tanto c'è sempre. Facciamo l'esempio della Ferrari. La costruzione di una macchina Ferrari sicuramente è molto più cara di una Fiat Punto, lo sappiamo, però la Fiat Punto che costa 20.000 euro e la casa magari ne guadagna 2.000, ha 18.000 euro di costi tra produzione, concessionari, rivenditori, che cavolo ne so, advertising, tutto quanto, guadagna 2.000 euro. Non è che la Ferrari che costa 300.000 al pubblico ha spese per 298.000, non è che guadagni solo 2.000 euro su una Ferrari, sennò l'azienda non starebbe in piedi. Ok? E c'è gente disposta a spendere 300.000 euro nonostante la produzione della Ferrari magari costi 20-30.000, 50.000, non lo so, non ho idea di quanto costi produrre una Ferrari, però chiaramente c'è un margine infinito su quelle macchine e c'è una questione di brand, c'è una questione di prestigio, cioè chiaramente una questione molto allargata rispetto ad una Fiat. Ciao Solly, c'è anche Luca, ciao Luca, stai scrivendo, Luca, qualcosa di interessante che poi vado a curiosare, i tuoi copy, keyword stuffing. Quindi dicevo, c'è gente disposta a comprarsi la Ferrari nonostante costi molto in proporzione a quanto costa produrla, e quindi ci sarà sempre qualcuno disposto a pagare il lusso. Poi il lusso è proprio un mercato a sé, il lusso ad esempio non sente la crisi, cioè Hermès, Chanel, Dior, tutti questi marchi incredibili non sentono la crisi. Quindi come si scelgono i clienti? Bei negozi, monomarca, bei dipendenti, formati, prezzi altissimi, ambienti super puliti, super raffinati, zone delle città centrali, proprio nelle piazze o nei palazzi più storici, e automaticamente si scelgono la clientela. Ora, nel piccolo, visto che siamo partiti dall'estetista, la concessionaria, il consulente, abbiamo parlato di tante cose, nel piccolo ognuno è in grado di selezionare i propri clienti. Ognuno è in grado di capire chi busserà alla porta. Se non siamo in grado di capire chi busserà alla porta, stiamo sbagliando qualcosa nella comunicazione, non stiamo dicendo le cose giuste, non stiamo trasferendo le cose giuste. C'è Alexia collegata e quindi faccio questa battuta. Spesso nei gruppi Facebook, quando viene chiesto una consulenza oppure la realizzazione di un sito internet, io rispondo sempre che parto da X. Perché rispondo così? Perché almeno escludo tutti quei clienti che vogliono spendere di meno o quei clienti che vogliono spendere molto di più. È vero che dicendo parto da, probabilmente quelli molto di più sono compresi, però in realtà è come se fissassi un range dentro il quale lavoro, e quindi un cliente automaticamente si sente più o meno adeguato al mio servizio, io viceversa mi sento in grado di poter rispondere a quel cliente. Ok? Ad esempio i jeans, Mattia dice, i jeans di Roberto Cavalli da 1.300 euro. Esatto, un jeans, e qua c'era anche Franco collegato che vende jeans da una vita e sa perfettamente quanto costano i jeans. Ci sono dei jeans che costano 4 euro, dei jeans che costano 20, dei jeans che costano 100, produzione. Poi ci sono dei jeans venduti
a 20 euro, 50, 100, 1000, quelli di Roberto Cavalli a 1300 euro. Non per questo nessuno li compra, non per questo non ci sono i clienti. Roberto Cavalli ha deciso di posizionarsi in quella maniera e di vendere a quel tipo di clientela. Quindi la sta selezionando. Probabilmente non farà quantità, ma farà semplicemente qualità per tenere un po' alto anche un po' la reputazione del marchio, il brand e tutto quanto. Intanto saluto Pescetto Laser, che è un nome fighissimo. Saluto anche Carmela, Vito. Ah, c'è anche Marco. Ciao Marco. Intanto saluto questi che erano di qua su Instagram, scusate, ma almeno saluto tutti quanti, che oggi siete un po' di più del previsto, arrivate a grande Alex, esatto, 1.700 minimo, ma perché 1.700 minimo? Perché se uno ha 300 euro di budget, già solo per come faccio io l'analisi non bastano. Beati loro, dice Solange, sì, ma guarda, in realtà... sai cosa? Chi spende 1.300 euro per un jeans di Roberto Cavalli poi magari ha altri problemi e ha dei problemi in proporzione. Cioè quelli che hanno delle industrie e guadagnano 5 milioni di euro l'anno hanno dei problemi grossi, perché poi magari hanno 500 dipendenti e 500 dipendenti significa veramente un problema da gestire, significa persone che rischiano di rimanere a casa, significa anche una grossa responsabilità. Chi vende in un negozietto in periferia dei jeans a 20 euro, magari da solo, è un negozio familiare ed eppure le mura sono sue, quindi ha pochissime spese, va avanti, tira a campare, però magari è molto sereno quando chiude la serranda, non ha responsabilità. Quindi c'è anche un po' da mettere sulla bilancia tutto quello che comporta grandi ricavi, grandi fatturati, grandi utili, no? Quindi insomma è un po' difficile, è chiaro che beati loro se si possono comprare i jeans da 1.300 euro. Ciao Lu, come stai? Quindi c'è da dire una cosa anche, se un cliente ad esempio mi chiede di fare un po' di promozione, intendo magari sui social, su Google e cose di questo genere, deve avere un flusso di cassa abbastanza elevato, semplicemente perché spesso le promozioni non funzionano subito. Quindi deve fare un po' di pubblicità, vedere cosa succede, ritararla, modificarla, correggerla, poi farne un'altra, e deve andare in esposizione, no? Si dice, cioè deve investire del denaro non sapendo se gli tornerà. È un investimento puro, no? È proprio un'attività imprenditoriale, quella di fare pubblicità su un social. È vero che i social ci permettono di misurare tante piccole cose, però in ogni caso il primo, diciamo, 15, 20, 30, 40 giorni non è detto che ritorni tutto subito, e quindi piano piano bisognerà iniziare a migliorare e a rettificare le campagne. Se voi avete deciso di spendere 100 euro al giorno di campagne, è chiaro che dovete avere almeno 3-4 mila euro di budget sulla carta di credito, per esempio, da investire, perché dovete andare in esposizione di quella cifra prima che inizino a rientrarvi. Se vi rientrano, perché magari la vostra campagna è solo di brand awareness, cioè solo di riconoscibilità del marchio, magari state solo facendo vedere il vostro nuovo negozio, il vostro nuovo marchio, nuova linea di magliette, ma non state vendendo direttamente con quella campagna. Ci sono anche quei tipi di campagna dove... Ciao Giuli! Grande Alex! Non ti vedo da una vita! Quindi in realtà avere della disponibilità serve per poter andare in esposizione almeno un mese e poi dopodiché iniziare a rientrare. Se fate, come dicevo, organizzate una conferenza, la conferenza fine a se stessa, magari lì fisicamente non vendete, la conferenza vi è costata 2.000 euro di organizzazione tra sala, luci, microfonista, che cavolo ne so, e non rientrate subito. Però nel tempo vi fate conoscere e poi i clienti pian piano arriveranno. Ecco, in quel caso, quei 2.000 euro di organizzazione di quella conferenza sono del denaro che dovete avere disponibile subito, perché il service va pagato, la sala va pagata, il catering va pagato, eccetera, e quindi avete delle scadenze che non possono essere trascurate e quindi quei soldi dovete per forza anticiparli. Ecco perché dico di selezionare clienti. Un cliente che ti dice voglio organizzare un evento, una conferenza, un corso, cose di questo genere, bisogna già subito fargli capire che ci sono da anticipare magari 2-3 mila euro per l'organizzazione o per la progettazione di un corso o per la progettazione di un sito. Avendo quella cifra a disposizione, allora si può andare avanti. Se non ha quella cifra a disposizione, non può fare quel tipo di progetto, farà un altro tipo di promozione. Grande Gidio! Quindi questa era un po' una chiacchierata su come selezionare i clienti. Sicuramente il prezzo è una leva fondamentale.
Però anche lo stile di comunicazione, anche i prodotti che offrite, anche nel caso, visto che qua ci sono qualche negoziante, c'è qualcuno che lavora nel commercio, il posto in cui siete, cioè se siete in centro, probabilmente vi passano davanti tutti. Se siete un po' spostati, dovete sicuramente fare promozione per farle arrivare. Quindi c'è anche tutto un discorso molto diverso. Quelli che vengono però da voi sono molto interessati ai vostri servizi. Invece in centro passa gente che dovete stuzzicare con la vetrina, perché non è gente che sta venendo lì per voi, ma sta solo passeggiando davanti a voi. Quindi anche lì c'è tutta una questione di come acchiappare l'attenzione. Credo che siamo proprio nell'era dell'attenzione. Adesso ci vanno pochissimi secondi per attirare l'attenzione della gente, ma ci vanno anche pochissimi secondi per perderla. E quindi anche solo come comunicate, le frasi che dite. Ciao Max, tutto quello che andate a buttare fuori sui social, sulla carta stampata, sul vostro sito, l'insegna dell'azienda, cioè tutto quello che comunicate ha veramente una frazione di secondo per funzionare. E probabilmente una volta che il cliente viene acchiappato, poi dovete essere bravissimi a tenervelo, e anche lì lo si perde in pochissimo tempo, addirittura forse lo si perde in meno di quanto l'avete conquistato. Quindi bisogna fare un po' attenzione a tutti gli aspetti: il prima, il durante, il dopo e poi anche il post vendita. Se un cliente lo seguite anche post vendita, parlerà bene di voi anche se qualcosa è andato storto, perché qualcosa durante i progetti può andare male. No, c'è il capo d'abbigliamento che ha un difetto, c'è il ristorante dove andate sempre che un giorno vi esce una pasta leggermente salata. Se però vi curano il dettaglio, vi offrono il digestivo, quella sera vi offrono la cena, cioè alla fine cosa succede? Che dopo il post vendita vi trattano bene, voi sicuramente capite che è un errore, che hanno fatto di tutto per rimediare e quindi sicuramente tornerete a mangiare lì. Se invece non vi considerano, vi trattano anche un po' male oppure vi danno torto, e sul cliente che ha torto e ha ragione, ho fatto una diretta l'altra notte, a quel punto se vi danno anche torto è chiaro che in quel ristorante magari fate un po' più fatica a tornare, no? Perché avete avuto anche un proprietario che era un po' refrattario. Questo è un po' per capire cosa c'è da dire, cosa c'è da fare. Bisogna progettarle le cose, non si può improvvisare, e quindi, ed è per questo anche che certi progetti hanno dei costi, e poi hanno dei costi anche per non rischiare che siano zoppi. Questa è una cosa che mi piace sottolineare. Cioè, se io ho un progetto che deve andare avanti un anno, ma ho poco budget, è probabile che alla fine dell'anno non ci arrivi. Magari finisco il budget molto prima, io mi faccio due conti, poi c'è qualche imprevisto, qualcosa, il budget finisce prima e il progetto rimane zoppo. E magari senza arrivare a completamento non ha tutta la sua efficacia. Anche il fatto che siano zoppi, alcuni progetti hanno il difetto proprio che non completano il loro messaggio, la loro missione. Quindi Matteo si è collegato, grandioso, si è collegato sia su Facebook che su Instagram e quindi mi sta ascoltando in stereo, mi dice: grande Matteo, questa è veramente nuova, non l'avevo mai. Ma arriva leggermente in differita, tu che mi stai ascoltando, arriva in differita tra le due piattaforme, perché ho fatto partire quasi insieme, però qua c'è anche Raffi, c'è Alessandra che non vedo da tanto, c'è Lele. Oggi siete passati in tanti, non me l'aspettavo, eh. Comunque queste dirette io continuerò a farle tutti i lunedì e tutti i venerdì, sempre 13:30 più o meno. Vedo che poi alla fine pensavo durassero 10 minuti, un quarto d'ora, ma poi di cose da dire ce n'è tante. Io poi sono un chiacchierone, quindi non c'è sicuramente problema di farle durare un po' di più. E così alla fine riescono un po' tutti a collegarsi, mi fa piacere. Qua c'è anche Lorena. Comunque Pescetto Laser io vorrei conoscerlo perché ha un nome fighissimo. Allora, intanto vi lascio ancora un attimino se avete qualche riflessione da condividere sul fatto di selezionare i clienti. Non si può lavorare con tutti, cioè secondo me è fisiologico che con alcuni clienti non si riesca a lavorare. Io ho dovuto abbandonare un cliente che mi chiedeva le cose sempre all'ultimo. Cioè mi chiedeva le cose addirittura 10-20 secondi di ritardo su Facebook, e stavo parlando di ritardo, quindi dicevo che avevo un cliente che mi chiedeva le cose sempre per il giorno dopo e sempre per l'ultimo momento. Ma alcune cose non si possono fare, cioè non si possono progettare le cose in mezz'ora o stampare per il giorno dopo, quindi lì ho dovuto veramente far fatica, poi ci siamo abbandonati a vicenda, diciamo, no?
perché in un'occasione ho avuto anche un ritardo, ci mancherebbe, non era, non lo nascondo, ma era inevitabile, era impossibile fare tutto entro. Ho sbagliato io a dire che ce l'avrei fatta, non ce l'ho fatta, e lui chiaramente ha deciso di mollare, ma è meglio così, perché comunque era un continuo arrivare all'ultimo, quindi non è il mio genere di progetto. A me piace seguire con calma e andare un po' a fondo nelle cose, quindi voglio approfondire un po' i progetti. Ciao Edi. Elena mi dice che dovrei cambiare l'orario perché forse l'1:30 è un po' presto o è un po' tardi? Cioè fatemi capire, adesso vi chiedo per quelli che sono collegati, a che orario preferite la diretta del pranzo? Sono due le dirette, il lunedì e il venerdì. Ho scelto queste date perché una è inizio settimana, così se poi dovete mettere in pratica qualcosa avete tutta la settimana per farlo, e una è venerdì, così poi mi sentite e poi vi abbandono tutto il weekend e siete tranquilli. Ma se avete un orario, ciao Max, mamma mia, quant'è che non ti vedo Max? Una partita a calcetto ci starebbe, non ti vedo da una vita. Se avete un orario preferito, ditemelo, no? Me lo lasciate nei commenti, ci organizziamo. Io comunque terrò queste due date di riferimento, lunedì e venerdì. E poi la notte, ho visto che verso mezzanotte, praticamente in modalità marzulliana, ci facciamo delle domande a vicenda. Allora, Guglielmo dice 18:30 sarebbe perfetto. 18:30 sarebbe perfetto. Allora, il lunedì 18:30 potrei, il venerdì non potrei. Quindi potrebbe essere. Ciao, grazie Max. Il lunedì potrebbe essere anche 18:30. Potrei farne due il lunedì, no, vabbè, due no. Però il lunedì potrebbe essere. Rosalba mi dice 14:15. Quindi, Rosalba, guardando l'orario, a te piacerebbe che iniziassero adesso le dirette? Cioè, appena dopo pranzo. Forse a pranzo siete impegnati proprio col boccone in bocca e non avete voglia di ascoltare me. Che ci può stare? Beh, Elena chiaramente mi dice dalle 20 in poi, la sera è sempre buono. Guarda, io a mezzanotte sto facendo le ultime, ne ho fatte tre sere di fila, hanno funzionato alla grande. Cioè, c'era gente collegata, a mezzanotte. E tra l'altro, a mezzanotte, tra l'altro anche Guglielmo mitico, non molla mai, c'era a mezzanotte, ma a mezzanotte rispondevano e interagivano quasi più che a pranzo. A pranzo forse davvero avete le mani con le posate in mano e non riuscite tanto a rispondere. Però in realtà di notte ho visto che c'era una grossa affluenza. Qua c'è anche Nicole, ciao! Ciao Nicole! Che non ci vediamo anche con te da un momento, ci siamo visti forse un paio di mesi fa. E quindi per selezionare i clienti, vi dico l'ultima cosa che mi è venuta in mente, proprio perché mi capita ogni tanto di passare al telefono dei buoni quarto d'ora, 20 minuti con qualche cliente, perché devo capire il progetto, no? Quindi bisogna raccontarlo, fare un po' di storytelling, capire gli obiettivi, capire l'ampiezza del mercato, eccetera. E mi capita di passare dei 20 minuti con dei clienti che poi in realtà non faranno nulla. E io sono sincero, forse sono un po' troppo buono in alcuni casi, ma perché non sono uno stronzo di mio, ma in generale, percepisco un po' che non ci sarà un risvolto economico. Cioè vado a percepire che questo cliente non ha tanto budget. Da cosa mi parla? Dall'esperienza che ha fatto, dal progetto in sé, da tanti aspetti, no? Con un po' di esperienza riesco a capire se ha budget o meno. E cerco comunque di dare qualche consiglio e di concludere la telefonata nella maniera migliore. In realtà, alcuni sconsigliano proprio di perdere tempo e di partire subito con i prezzi. Perché? Perché in realtà stiamo perdendo tempo entrambi. O perlomeno, soprattutto io, perché io qualche consiglio comunque lo do, non è che sono un tirchio di consigli, anzi, sapete bene che sono divulgativo in maniera. Ciao Francesco. E il discorso di fondo è però che stiamo perdendo tempo, perché lui mi racconta tutta la sua storia, ma poi in realtà non andiamo avanti. Ok? Sì, qualche consiglio te lo do così a pelle, c'è la sensazione che ho, però in realtà per dare consigli validi dovrei fare un'analisi e progettare qualcosa di serio. In generale ti posso dare qualche consiglio generico, ma cosa te ne viene in tasca di qualche consiglio generico? Quindi, secondo me, quando non c'è budget, se capite che il vostro cliente non ha il budget che pensavate, dovete lasciarlo andare. Ed è una cosa che io farò un po' di più, magari adesso cercherò di essere un po' più sintetico, un po' più breve nelle mie prime telefonate, no? Quella prima ora che dedico ad ogni cliente, perché se è fuori budget e se non è un mio cliente, alla fine perdiamo tempo entrambi, eh. Non è solo una questione di perdere tempo e conviene investirlo a fare altro. Elena mi dice, ma tu Tutti non hanno budget, vivendo in Italia sono tutti morti di fame, poveretti. Sì, guarda, allora, c'è una grossa fetta, ciao Liliana,
E c'è anche Laura di qua, ciao. C'è una grossa fetta di morte di fame, tra virgolette, perché su alcune cose non vogliono spendere. Poi scopri che spendono tantissimi soldi in altre cose. Cioè, mi capita di vedere davvero gente che al ristorante è fissata col vino, ognuno fa i conti che vuole, cioè non faccio i conti in tasca a nessuno, scusate, ci mancherebbe, se un appassionato di vino che spenda 200 euro di vino, ok? Però poi con l'azienda magari tira a campare. E avere una bottiglia invece da 200, da 100, che mi sembra già un ottimo vino per uscire a cena, e spendere quei 100 euro di advertising, no, perché è sacrilegio spendere in pubblicità sui social. Quindi capisci, Elena, che alla fine è una questione anche di dare delle priorità. Allora, io ho il cliente che spende 200 euro per una bottiglia di vino, ma poi non fa advertising per l'azienda e si lamenta che non ci sono clienti che entrano, non è un mio cliente. Perché non è un cliente che riesce a dare il giusto peso tra azienda, vita privata e cose di questo genere. Quanti ce n'è che nella vita privata spendono un sacco di soldi, li buttano via e poi hanno l'azienda che tira a campare? Ce n'è tantissimi. Ce n'è tanti. Cioè, questa cosa qua... Allora, cosa ne pensi di chi mette i prezzi sul sito? A proposito, quanto sarà online di nuovo il tuo? Dunque, due belle domande. Rispondo sempre a Guglielmo, che dice... Cosa ne pensi di chi mette i prezzi sul sito? Allora, ad esempio, io i prezzi sul sito li metterò. Li metterò, e così ti rispondo anche alla seconda, è quasi finito, perché ho fatto tre macro sezioni, diciamo, ne ho già completate due, manca la terza. E, io li metterò perché è un po' quella selezione iniziale, quella grossolana, quel setaccio, no? Quel funnel, perché poi il funnel è un setaccio, un filtro, un imbuto, no? Giusto per capire che se tu non hai, ti faccio un esempio, 350 euro per un'analisi iniziale, con la quale veramente spesso si risolvono già tantissimi problemi, perché si mettono in luce, si esplicitano, e per me già esplicitarli è una delle maniere migliori per risolvere, ma anche nella coppia. Nella coppia, se vi dite un problema, di solito si risolve già solo dicendolo, no? Senza aspettare che esplodiate e litighiate. Quindi, nella stessa cosa, il rapporto tra aziende, secondo me, già dicendoti una cosa che secondo me non va, spesso l'abbiamo già risolto. Ciao Matti, ti aspetto per una partita a calcio un giorno, eh? Quindi mettere i prezzi, secondo me, fa già da filtro molto importante. A quel punto il cliente che è disposto a spendere quella cifra di base è molto probabile che sia disposto a spenderne altri e portare avanti dei progetti seri. Quindi mettere i prezzi sul sito, secondo me, potrebbe avere veramente l'effetto filtro e la calamita per i clienti giusti. È chiaro che non bisogna né essere troppo bassi, perché chi ha i prezzi troppo bassi non ha senso che li metta. Che i prezzi troppo bassi va in concorrenza con tutti quelli che svendono, i famosi cugini, tutti quelli che svendono, poi tirano sempre a campare, di solito. Se uno ce li ha molto, molto, molto alti è perché lavora già con big e quindi probabilmente non ha bisogno del sito e pubblicare i prezzi, ma ha delle vie di comunicazione diverse con questi clienti grossi, no? Se tu hai un cliente che ti dà 50.000 euro l'anno, sicuramente non hai messo sul sito progetto per clienti 50.000. È arrivato per vie traverse e con lui stai facendo un progetto enorme. Quindi, ciao Consuelo! Quindi, sostanzialmente, mettere i prezzi sul sito è sicuramente un bel filtro, e nel mio ci saranno per almeno due o tre servizi di base, step, che servono proprio per partire, senza i quali io faccio fatica a lavorare, quindi lì i prezzi ci saranno. E poi ti dicevo, per il mio sito, in questi giorni andrà in linea perché ho fatto una roba ad hoc, sempre giallo, nero, il mio format, le mie foto in bianco e nero, tutto uguale e preciso, e dentro ci saranno due o tre sezioni, una che riguarda il brand, una che riguarda il mio portfolio, che cosa ho fatto per alcune aziende, insomma ci sarà un po' di cosine, così almeno si vede ancora un po' di più in maniera consistente cosa faccio, ed è sicuramente più chiaro, no? È venuto fuori, ma alla fine tu cosa fai? Faccio tante cose, perché poi ho un background abbastanza lungo e quindi nel tempo ho portato avanti più aspetti, no, della comunicazione, non solo il bigliettino da visita, cioè quelle cose non le faccio neanche quasi più, è sempre un progetto un po' più completo che riguarda anche l'organizzazione dell'azienda, che riguarda tante cose, cioè da consulente mi trovo a cambiare degli aspetti in alcune aziende che dall'interno non vedevano, e io arrivo dall'esterno, mi spaccio per cliente una volta, mi appunto tutte le cose che non vanno e già lì ti dico 15 cose che non vanno, ma è una cosa, non è cattiveria, è proprio che dall'interno uno è galvanizzato oppure preso da un prodotto, un progetto, un'idea, un termine, utilizza sempre un termine che magari per i clienti non è chiaro e invece andrebbe cambiato. Ciao Lorenza!
Leggo solo da questa parte, spesso un problema di percezione della creatività a prezzi bassi della pubblicità su internet, non sempre di priorità tra la propria azienda e la vita privata. Sì, allora, Cristiana dice che è un problema di percezione della gratuità o prezzo basso della pubblicità su internet, non sempre di priorità tra la propria azienda e la vita privata. Cioè tu mi stai dicendo che spesso la gente pensa che l'advertising e la pubblicità su internet siano, cioè sembrino a costo basso, a costo zero. In realtà è molto cara perché se voi fate Google Ads, le pubblicità su Google, per certe parole spendete euro a parola. Quindi attenzione, perché in realtà è molto costosa la pubblicità su internet, come è abbastanza costoso farsi un bel sito, come è abbastanza costoso avere una bella brochure, perché sono tutti aspetti che richiedono tante cose: la grafica, le foto, il copy, l'impaginazione, il tipo di carta, solo per parlare di una brochure. Figuratevi per un sito che ha anche tutti i linguaggi, la sicurezza, la privacy, il copy, l'usabilità, la user experience, tante cose, no? Quindi se uno va a vedere proprio, entra nel dettaglio di ogni progetto, i costi sono molto alti. Questa percezione bassa purtroppo c'è. Ogni tanto mi chiedono di fare delle cose e pensano di spendere 100 euro. In realtà con 100 euro non fai nulla dal giorno d'oggi. Cioè, un conto è la piccola assistenza, e così chiudo la carrellata di oggi. Un conto è se tu mi chiedi una piccola consulenza, una piccola assistenza, una piccola informazione che si esaurisce ed è solo quello che ti serve, non ti serve nient'altro. Ok, può anche costare poco. Ma in realtà la comunicazione, il marketing, tutto quello che esce dall'azienda fa parte di un progetto molto più grosso. Le cose non sono quasi mai separate. Quindi anche solo la formazione del personale, l'abbigliamento del personale, come si propone il personale con i clienti, come vengono accolti i clienti, la sala d'attesa, che cosa c'è scritto nella sala d'attesa. Mi è capitato di rimettere mano ad una gelateria, una delle prime cose che ho chiesto è alzare i prezzi. Questa è la mia politica e ha funzionato. Rifare il menù, rifare la vetrina e rifare i cartelloni, perché uno è seduto, sta scegliendo il gelato, davanti si vede una coppa di un metro per un metro e mezzo, con la frutta, il cioccolato, eccetera, e vogliono tutti quella. E le coppe che abbiamo esposto nella sala in vetrina sono le coppe che vanno di più. Cioè, è matematica. E vi faccio l'ultimo ragionamento per capire come scegliere i clienti e come scegliere i prezzi. In questa gelateria vendevano spesso coppe da 2,50€ a 3€, perché erano le prime del menù ed erano quelle che costavano meno, ok? Si arrivava fino a coppe da 6-7 euro che non comprava quasi nessuno, perché rispetto a quelle da 2-3 erano più del doppio, quasi il triplo, ok? E non le comprava quasi nessuno. Sono entrato io a bomba, ho lavorato con loro 2 mesi, vi dicevo, vetrina, menù, abbiamo rifatto tutto. Il menù l'ho fatto riprogettare ad una grafica e ho messo i prezzi al contrario, partendo da una coppa da 9 euro, che sembra follia, invece la chiedono, ma vabbè, questo è un altro discorso. Quella dopo, che costa 7, anzi ce n'è 2 da 7,59, 7 e 6, sembra che costino molto meno, perché quella cara è quella da 9. Quindi cos'è successo? Che adesso la gente gira pagina da 9, va a 7, se vogliamo gira ancora una pagina, ma poi alza la testa, vede la coppa enorme, la vede sul menu, costa 6, non ha importanza, ormai ha già scelto, vuole quella, sei innamorato, è poco rispetto ai 9 di partenza, quindi questa gelateria adesso fattura molto, molto, molto di più di prima. E anche molto meno, butta via meno merce, perché tutta la frutta che è deperibile, vendendo coppe con la frutta, con questi gusti particolari, ha anche meno merce che viene buttata via, quindi ha migliorato il magazzino, ha migliorato un sacco di cose. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo cambiato, avremmo potuto cambiare quasi solo il menù. Però è ovvio che poi se vedo le coppe giganti sulle pareti, rifaccio la vetrina, un pannello con tutte le coppe, con tutti i nomi, eccetera, eccetera, il menù è bellissimo rispetto a prima che aveva le scritte sulle foto, un delirio, è chiaro che si è stravolto completamente l'approccio. E la clientela è leggermente cambiata, se vogliamo, è una clientela che spende un po' di più, ma la clientela di prima continua a venire e spende un po' di più la clientela di prima anche. Perché girando i contenuti dal più caro al meno caro è cambiato tutta la percezione. Questo è per dirvi un intervento che ho fatto
durato, vi dicevo, un po' di tempo, perché alla fine abbiamo lavorato 2 mesi, no? Ora che progetti il menu, progetti le stampe, la vetrina, e poi c'è il tempo anche di stampa delle varie cose, e la scelta dei prezzi, aumentare il caffè ginseng, che è una rottura di scatole, perché c'è la macchinetta che va pulita, eccetera. Insomma, tutta una serie di cose. Siamo andati anche a lavorare sui prodotti su cui avevano più impegno come personale, e quelli sono aumentati di prezzo perché il personale è impegnato a fare quel prodotto e non può fare altro. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che siamo andati a vedere insieme e abbiamo lavorato a braccetto, chiaramente. Ed è stata una cosa molto interessante perché adesso la. Ciao Sara, ciao Fede, je l'avoue, yaké! Insomma, vi saluto tutti. Quindi è stata una cosa molto interessante perché poi a 1 anno di distanza esatto ho chiesto com'è andata e non vi sto a dire il fatturato quanto è aumentato, non vi sto a dire quanto è andato bene, ma è andata molto bene e erano molto contenti. Tant'è vero che hanno comprato l'anno dopo un Dior molto più figo e rigido invece che di quelli con gli ombrelloni, eccetera. Vuol dire che avevano budget per investire in queste cose, molto contenti e automaticamente anche il Dior ha generato poi a sua volta. Quindi è partito un volano, no, con la mia consulenza. È partito un volano che permetteva di avere flusso di cassa, investimento, flusso di cassa, investimento, e adesso non è che ogni 2 giorni rifanno la vetrina, o ogni 2 giorni rifanno le stampe, o ogni 2 giorni rifanno il menu. Quindi ci sono anche delle cose che dureranno tot mesi o tot anni, e quindi insomma si è generato un reddito molto più alto di prima, ed è questo che era il mio obiettivo, no? E l'investimento qua non è stato enorme, cioè non è che hanno speso 10.000 euro di consulenza, capite? Però ne hanno incassati molti di più di 10.000 rispetto all'anno scorso. E questo è il giochino, no? Quindi selezionare clienti significa anche capire quelli che hanno il coraggio di fare questi cambiamenti, che ti danno anche un po' di fiducia, no? Che ti seguono, che cercano di capire perché gli stai dicendo di fare una cosa. Cioè, cambiare una scritta all'entrata di un negozio non è una cosa che al negozio costa così cara, però se ti cambia il tipo di clientela che entra, alla fine i risultati li vedi, no? Questi sono piccoli dettagli. Quindi oggi abbiamo parlato di selezione dei clienti, come le aziende possono selezionare i clienti, con i prezzi, con la musica, con dove sono inseriti, con la formazione del personale, con l'abbigliamento, con tanti aspetti per ogni tipo di azienda. Abbiamo parlato anche di come i consulenti propongono i loro prezzi e come propongono i loro progetti. Abbiamo parlato di tutte queste cose qua. Io la diretta la lascio salvata per 24 ore, quindi potete anche cliccare, condividerla, eccetera, eccetera. Ciao Radabilischi, guarda, ti metterei in diretta, ma sto chiudendo perché ho veramente tirato lunghissimo. Cioè, praticamente sono le 2:20? Ma davvero? Ma scusate, ma abbiamo fatto 50 minuti? Cioè, sono le 2:20 veramente, abbiamo fatto 50 minuti. Allora, intanto grazie perché alcuni sono stati dall'inizio alla fine, tipo Guglielmo, Alexia, cioè, tanti Elena, tantissimi, e quindi sono contento. Domande le avete fatte, avete partecipato e sono contentissimo. Spero di aver chiarito alcuni dubbi o di aver creato qualche spunto di riflessione per ragionare su come improntare il vostro servizio. Io con Elena, che è qua in diretta, ho parlato più volte di cosa dovrebbe fare e le ho dato più volte la mia idea, sì, proprio la mia percezione che ho nei confronti dei suoi servizi, dei suoi prezzi. E quindi se avete voglia di commentare, di farmi una domanda anche in privato, non è un problema, non è che per forza la vostra attività e i vostri prezzi devono essere pubblici, potete anche scrivermi in privato, io rispondo a tutti. Noi ci vediamo sicuramente. Beh, domani, dopodomani, eccetera, tutti i giorni io pubblico sui canali Banana Sponsor i miei video quotidiani che faccio durante i miei transfer, li avrete già visti, immagino. Ma le dirette, rinnovo l'appuntamento a tutti quanti, la diretta del lunedì e del venerdì alle 13:30. Qualcuno mi ha detto di spostare l'orario un po' avanti, non è detto che sia alle 14. Se mi dite che alle 14 va bene, io magari faccio un sondaggino oppure mi lasciate nei commenti. Se alle 14 può andare bene a tutti, potremmo anche spostarla di mezz'ora. Per me è assolutamente indifferente. Ciao Alexia, ciao Sara, ciao Gigliavò, ciao Iache, ciao Faustino. Faustino, ti saluto, ma vi saluto tutti quanti. Before 18, sei arrivato adesso, stiamo chiudendo, ti invito a riguardare la diretta se ti può interessare come selezionare i clienti, come fare i prezzi, come decidere le prestazioni, come presentare i progetti. Ho parlato di queste cose qua, quindi noi ci vediamo a presto, benissimo, grazie, ciao a tutti, buon weekend.